for your sorrow, now you're paying for it. Think twice. Being evil has a price. Che cosa ha fatto per noi il Regno Unito? Principalmente ci ha dato solo due cose: il rock con i Led Zeppelin, i Pink Floyd. L'altra cosa invece è il tre cilindri per moto 2. A dire il vero, gli inglesi hanno inventato altre cosucce, tra cui il fish and chips, la guida dal lato sbagliato e il colonialismo. Ma insomma, dai, concentriamoci sulle cose davvero importanti. Come avete potuto vedere e leggere dal titolo, oggi abbiamo in prova una Triumph Street Triple 765 RS del nostro caro salvatore nazionale, come avete visto in molti miei video. Questa qui, allora lo dico subito, è una moto a cui bisogna dare del lei, è davvero una signora moto. Il protagonista è il motore 765 centimetri cubi di cilindrata, 3 cilindri in linea per 123 cavalli, lo stesso usato nel campionato Moto2. Triumph è stata bravissima in questo settore, non come quando fanno finta di saper cucinare. La produzione di questa bestiola nasce la bellezza di 13 anni fa con la Street Triple 600 su base Speed 1050. Ad oggi ci sono 3 versioni di Street Triple, che sono S, R e RS, dove partiamo con la S che è la base per finire con la RS che è la più completa. Vi piace il sistema di scarico? Cerca di fare tanto baccano senza ottenere molti risultati. Le altre case costruttrici, di norma, se fanno due versioni della stessa moto, o una è depotenziata o l'altra è una versione migliorata, ma migliorata soltanto ciclisticamente. Per quanto riguarda Triumph e la sua Street, ha fatto ben 3 versioni, come ho già detto, tutte e 3 con ciclistica e motori differenti, cioè almeno non motori differenti, ma cavalleria differente. Abbiamo infatti la S con 113 cavalli, la R con 118 cavalli e la RS, che sarebbe questa versione, con la bellezza di 123 cavalli. Attenzione, attenzione! Ma la cavalleria non è il suo unico punto forte! Parliamo della ciclistica! Troviamo all'anteriore Showa Big Piston e, attenzione, monoammortizzatore Ohlins. E allora poi, chi più ne ha più ne metta. Tanto noi qui siamo arrivati al Bocca Serriola per farci due belle curvine e vedere come si comporta questa signora moto. La posizione di guida della moto è completamente rilassata, ha questo serbatoio così stretto e fine, le gambe riescono ad avvolgere perfettamente la moto. Tanto davanti c'è una RS6, mamma mia, mamma mia, e daglielo tutto. La sella invece morbidissima, comoda. Io sono abituato con la mia, che è dura da far schifo, dopo pochi chilometri ti faccio male il culo, con questa invece me ne farai a oltranza, mamma mia se è comoda. Braccia invece leggermente caricata sull'avantreno, ma anche qui non esagera, non si espone troppo. Come impianto frenante invece abbiamo un bellissimo set di Brembo radiale.
vabbè, ma è troppo divertente. Questa moto è veramente troppo divertente. Me la sto un attimino godendo su questo passo. Ma poi come si sposta a destra e a sinistra è una roba allucinante. Questo grazie al suo peso, che a secco, udite udite, 166 kg. A bello Matteghi, 166. Ah, è vero, un'altra perla che ci dona la versione RS è il quick shift in salita. Quindi a ingranare possiamo darci senza la frizione, ma purtroppo a scalare no, poco importa. Ce la faremo andare bene così. Ah, merda, che cazzo di vento che tira però, eh. Ma parliamo anche del fattore estetico. Ecco, una nota dolente. Il suo design purtroppo è un genere che o lo ami o lo odi. Infatti a me mi sta sul cazzo. Cioè, mi spiace, ma esteticamente è proprio brutta. Non mi piace. Oh, poi oh, c'ho gusti, eh. Magari qualcuno piace, ma a me, scusatemela, ma no. Davanti invece abbiamo questo bellissimo display da 5 pollici TFT, dove ti dà ogni singola informazione che la moto ti può dare. Tutte le informazioni che vuoi sapere te le dice. 5 mappe selezionabili, tra cui Rider, Road, Rain, Sport e Track, che sarebbe la personalizzabile. ABS completamente disattivabile, Traction Control completamente disattivabile. Mi sono perso salvo. Insomma, sta moto c'è tutto, non gli manca niente. C'è persino il gusto dell'orrido del designer. No, scherzo, eh. È che a me veramente non piace. Però come ripeto, so gusti. Si inserisce curva che è una meraviglia sta moto. Coppia al motore, cioè è veramente il protagonista della moto il motore. C'è un perché se l'hanno scelto per la moto 2. Di norma uno dice tre cilindri in linea, la coppia ce l'ha sui midi giri, invece un po' il cazzo. Il motore è molto modulabile, cioè non senti la botta, ma la coppia cresce costantemente, cioè non muore mai, è come la regina, non muore mai. Una domanda sorge spontanea, un gioiellino del genere, come se la cava sul misto stretto? Andiamo immediatamente a scoprirlo, direzione Passo Colla e vediamo ora come si comporta, direi. Passo Colla, here we go, eccoci! Beh, ma che cos'è sta moto? No, no, non ho neanche le parole per descriverla. Se le mangia come niente le curve. Mamma Triumph ha tirato fuori, ha tirato fuori proprio un bel giocattolino. Ma com'è agile, ma com'è agile! E siamo arrivati in cima. Allora, ragazzuole, io direi che questo video può terminare qui. Niente, si può tranquillamente definire la moto definitiva. Salutamelo! Ciao, grazie. Allora, secondo me, ora che l'ho provata per bene, non come l'anno scorso a merda, secondo me, guarda, ti ho anche chiuso la gomma. Vabbè, c'è il centimetro della vergogna. Secondo me è la moto definitiva. C'ha solo un difetto. Sto cazzo di fanale. Scusami, hai ragione. Due difetti. Il proprietario e il fanale. Consigliata per neopatentati? Beh, c'è la versione per neopatentati, quindi oserei dire... Sì, no, dico per patenti a due, scusami, eh. Insomma, per neofiti. Diciamo, consigliata per i neofiti? Assolutamente. Mi è uscita così. Assolutamente sì. Promossa. Per chi inizia c'è la 48 cavalli volendo. C'è abbastanza modulabile il motore. Quando dai del gas c'hai già la coppia lì pronta, disponibile. Non devi aspettare niente. Però se stai calmo e tranquillo, lui ti segue, ti accompagna, tutto quanto. Non è, è modulabile. Sa essere tranquillo così come sa essere aggressivo. La cosa più figa che puoi fare, puoi tenerla in sesta e lei, anche se fai 40 all'ora, lei ti porta in giro. Sì, se sei un menomato mentale, sì. Quindi vi ringrazio per aver guardato questo video. Come al solito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Seguitemi anche su Instagram. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie. Ciao, grazie.